Ciao a tutti ragazzi, il mio nome è Agromoderni, siamo qua in questo nuovissimo episodio di Construction Simulator. Allora, nello scorso episodio siamo rimasti abbastanza delusi alla fine, perché abbiamo avuto la brutta notizia. Ah, giusto, dobbiamo tirare su i pirilli. Ok, perché abbiamo avuto la bruttissima notizia che non possiamo scaricare in farm la terra. In farm, scusate, io continuo a chiamarla in farm per abitudine, però... Ah, ecco, tra l'altro ho scoperto dove era l'altro tizio per gettare, è lì. Quindi è vero il fatto che ci rimangono a noi. Comunque, adesso stiamo tornando su al cantiere per caricare la terra qua dentro. L'altro lo tengo carico nel caso ci servisse. Per adesso invece questo ci serve per lo scavaggio. Poi per fare qualche soldo extra e poterci permettere qualche altro mezzo nuovo, ho messo gli operai a lavorare su un altro cantiere, in modo da star più tranquilli. Ah, rallentiamo. Ok, perfetto. Ora una specie di tornante a sinistra. Ok, così. E poi di nuovo a sinistra. Mamma mia, che bravo che sono diventato a guidare. Sei agro, proprio. Sorpasso a destra! No, non ce la faccio. Quanto diavolo va veloce quella roba lì. Ok, ma lui aspetta, però per dove me l'ha messa le... No, ecco perché. Mi stava portando all'altro all'altro cantiere. Sembrava che non avevo ancora fatto questa strada. Allora, giriamo, prendiamo, usciamo dalla statale, penso siamo alla tangenziale. Il controllo, signori. Ok, qua c'è il venditore, quindi ok, adesso ho capito dove che siamo. Abbiamo solo allungato un pochino, ma nulla di eccessivo. Ok, dietro ce l'abbiamo ancora, no? Sì, ce l'abbiamo ancora. Il nostro rimorchio che sembra di plastica, però vabbè. Con questo con questa colorazione molto opaca che ricorda i Roagna, i rimorchi. Rallenta, sinistra. Ok. Perfetto, una 500. Ma allora al mondo c'è qualcuno che le conosce. Ciao. Sì? Ok, va bene. Non ho idea di cosa sia successo, ma vi ho mostrato apposta la telecamera interna proprio per non farmi figure di cacca. Cosa faccio adesso? Devo girare, taglio la strada a questo. No, la taglio anche all'altra, con la 500 rossa. Ciao tizio. Per carità, la gente mi sceglie per gli appalti, no, non perché faccio i lavori bene, ma perché li faccio velocemente, perché ho i mezzi che non rispettano il codice della strada, no? Sembra logico. Illogico o logico? Allora, là abbiamo il nostro bello escavador della Liber. Dato che non c'è il plane dinamico, lo possiamo mettere in qualsiasi posizione, tanto andrà sempre bene al gioco. Cioè, dico scaricare sempre in tutte le posizioni, tanto andrà sempre bene al gioco. Ora, risaliamo sul nostro amicone. Anzi, prima momento cheese. Tac. Perfetto. Ecco qua. Allora, adesso ci giriamo e iniziamo a scavare. Scavare. Ok. Me l'ha resettato, ma devo ancora capire cosa, perché non l'ho scaricato fuori, vero? No, non mi sembra, ad occhio non sembrava. We've been together. Ok. Sono disponibili i nuovi lavori. Grazie, capo cantiere. Tra l'altro ormai abbiamo già fatto davvero tanti episodi su questa serie, cioè è una cosa pazzesca. Io l'avevo iniziata così un po' per gioco, cioè oddio è un gioco, però no, dicevo, pensavo che fosse all'inizio una di quelle serie, sai, per alternare e non vedere sempre solo farming. Invece mi sta piacendo davvero tanto e io veramente sono veramente contento di questa cosa, anche perché voi dovete contare che... Ok.
che fino a un po' di tempo fa in realtà mi iniziava a stancare, perché c'erano bug. Non mi ricordo quando è che avevo registrato gli ultimi episodi, forse era prima di Natale se non sbaglio, avevo fatto gli ultimi episodi, mi iniziava a stancare perché c'erano bug e queste cose qua. Da quando ho fatto l'aggiornamento, ho comprato DLC e queste cose qua, ho avuto la possibilità veramente di riscoprire questo gioco e iniziare a capire che bisogna investire in nuovi mezzi per avere nuove funzionalità. Cioè non è uno di quei giochi in cui, tipo, non lo so, prendiamo Farming, bene o male, una volta che ti sei comprato tutti i vari attrezzetti piccolini, potresti anche aver visto tutto nel gioco. Mentre invece, qua, diciamo che non è che c'è il mini escavatore piccolo e quello medio, poi quello più grande, quello molto più grande. Qua ci sono alcuni lavori che li fai solo se hai l'escavatore grosso. Per esempio questo lavoro qua, appunto, non potevo accederci finché non avrei potuto accederci se non avessi avuto questo escavatore. Ora, ok, io lo stia utilizzando di merda è ancora un altro discorso. Dai. Su, Agro, non essere volgare. Vabbè, Non so che dire. Ma io voglio capire, scusate, voglio solo capire se sto continuando a buttare dentro o se... Sì, sembra dentro, non sembra che ci sia niente fuori. Però mi sembra anche che tenga abbastanza, quindi sono abbastanza contento. Voglio solo capire quale dei due però... Appartamenti di un grattacielo. Scavallare contrassegnata 31%, ok. Va bene. No, era solo per capire, perché non riuscivo a capire quale dei due era. Ora direi che ci spostiamo dall'altra parte. Ah giusto, ce l'abbiamo al contrario. Che non è neanche male per guidarlo, Trovo più comodo così al contrario. What have I just done? Ah, ma si è buggato. Già capito, per star qua a perdere tempo, a rubarvi tempo anche a voi, mi conviene far così. Parco macchine, escavatore grande, lo ripristiniamo qua, ecco, voilà. Che ci va più attenzione quando guidi mezzi così grossi in ambienti piccoli, io non ce l'ho messo. Colpa mia. Mea culpa. Se allora solo. Che roba brutta, sarebbe carino se iniziassi a vedermi anche un pochino le mod che ci sono. Cioè in realtà le ho già viste, ce ne sono alcune che sono molto carine, anche sul lato camion e queste cose. Sì, però adesso ho capito perché sono caduto, perché qua c'è proprio il buco, io non riesco mica a passarci. Oddio, forse sì, aspettate. Dove dovrei alzare tutto qui? Perfetto. Poi giro un po' così, vado avanti, farò qualcosa del genere, vado avanti. Dimmi che sono passato. Sì. Bella. Ora, devo riuscire però a trovare. Vediamo un attimo, se io mi slungo tu. Ah, qua non va bene perché vedete che ci tiro dentro con il nostro amicone. Quindi devo raddrizzarmi, ho solo paura di cadere. Ok. Allora. Perfetto. Ora voglio solo controllare se da così riesco a girarmi, perché è un po' difficoltoso, diciamo, però ci può stare. Ora voglio solo vedere ancora fin dove arrivo. È un po' difficile qua scaricare la terra. Dovrei fare un mucchio e poi dopo con la pala gommata venire a spostarla. Mi sa che è l'unica. Ok, si sta rivelando più difficile del solito fare questo cantiere, Vorrei far notare che questa buca sarebbe stato più comodo a farla prima. Però vabbè. No. Come danni, non farmi ste cacate.
Ok. Perfetto. No. Merda. Vabbè. Io non vedo l'ora che arrivi quell'icona. Di solito arriva, no? Quando sei tipo il 50% del lavoro ti dice: ehi, hai già scavato abbastanza, dai, fermati. E tu: sì, magari così la smetti di far minchiate. Vabbè. Io in realtà volevo scaricare qua prima. Tipo qui. Ecco. E ora potrei anche tipo fare una cosa del genere. Che figata. Riempiamo ancora un po' la pala. 100%. Ora. Andiamo così, anche se non è molto realistico, ma andiamo così. Qua ci andrebbe veramente il joystick. Sarebbe molto più comodo. Is this love? Is this love? Is this love? Na, 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 na. Ok, sì, chi si è visto anche gli scorsi episodi saprà che ce l'ho in testa sta canzone da mo. Ok. Perfetto. Voilà. Vediamo un attimo se abbiamo fatto qualche progresso, tipo non mi sta contando nulla. Lavori, commissioni attive qua. Ah beh, siamo al 43 e non più al 33. Mamma mia, che schifo. Allora, vediamo un attimo invece l'altro lavoro, solo per capire se devo dirgli. Ecco, plurifamiliare. Vabbè, dai, gli dico di andare all'operaio. Ora, giriamoci un attimo, perché voglio iniziare anche a prenderla qua. Anche se scavarsi sotto i piedi è la cosa più stupida che ci sia. Ok, bella Mossagro. Tanta stima. Yo bro. Allora, andiamo così. Qua si andava al mini, c'è poco da fare, cioè si andava al mini qua. Io provo a buttarla qua, tanto secondo me lui non frega niente se la butto qua e noi la porto via. Nel caso poi veniamo con la paragommata. Sapete cosa? Forse è meglio che appunto utilizzi questa visuale qua, perché tu molto figo dalla cabina, ma così riesco a capire un pochino dove sto andando a parare, perché. Ok. Ora andiamo solo un attimo a fare un check che ci dica che stiamo andando avanti con la percentuale del lavoro, perché altrimenti qua. Sì, 51%. Ma quale percentuale? Mi chiedi se mi dici che mi posso fermare, per favore. Perché è molto figo scavare, per carità, io non dico nulla, però. In spazi così piccoli, sai com'è. Qui uno inizia a diventare scemo. Allora, tac, apri così. Ok. Perfetto. Ora apriamo in là. Perfetto, proviamo ad andare a prendere il massimo che posso. Nope. Nope, agromoderni. Nope. Ok. Perfetto. Oh, vuoi continuare a scavare? No, grazie. Facciamo come se avessi accettato, ecco. Ah, alleluia. Allora, adesso, giusto per togliermi dalle balle, perché ho già fatto. Io in teoria dovrei chiudere qua l'episodio. Io adesso non so se lo taglio, ma come tempi dovrei già chiuderlo qua. Allora, vediamo un attimo.
Voglio andare un attimo in impresa, parco macchine, l'escavatore me lo faccio portare qua fuori. Tac, sì, perfetto, chiudi. No, cos'è successo? Oh mio Dio, qua cos'è? Roba figa proprio. Parco macchine, escavatore grande. Escavatore grande, io gli dico di essere ripristinato. Chiudi? No, non mi lascio. Vabbè, allora a sto punto... a sto punto un par de palle. Allora, adesso lo alziamo tutto. Così io provo a... Non ho idea di cosa sia appena successo ai pistoni, ma... Va bene, stess. Ok, giriamo. E ora avanti tutti. Non cadere. Oh, perché sono finito? Vabbè. Ok, ragazzi, direi che per questo episodio è tutto. Beh, c'è una bella differenza tra i due escavatori, però. Vediamo un attimo cos'è che dobbiamo fare adesso. Devo andare per forza di qua, così riusciamo a capire. Allora, Dominic e gli altri stanno lavorando di là sull'altro e sono più che contento. Allora, commissione attiva qua. Tremate isolamento, mattoni piccoli, fondo per pareti. Va bene ragazzi, allora sta parte che richiederà anche l'utilizzo della gru, ce la vediamo nel prossimo episodio. Spero che nonostante tutto, nonostante abbiamo fatto di nuovo scavatura, anche in questo episodio il video vi sia piaciuto lo stesso. Noi ci vediamo domani con un prossimo video, lasciate un bel like se vi sta piacendo la serie, se avete qualche consiglio lasciate un commento, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e niente. Da Gru Moderni è tutto, ciao a tutti ragazzi.